Benvenuti, oggi voglio farvi vedere come rendere Windows 8 più simile a Windows 7. Innanzitutto facciamo tasto destro Personalizza sul desktop ed aggiungiamo la classica icona Risorse del computer o computer e la cartella utente. Un altro passaggio importante è associare l'apertura dei file video, foto, musica al programma che desideriamo. Qui abbiamo tre file esempio. Facciamo tasto destro su una qualsiasi foto. Andiamo sulla voce Apri com, programma predefinito. Questa funzione ci permette di associare l'apertura delle foto al programma che desideriamo. Consiglio il visualizzatore immagine di Windows che va benissimo. Stessa cosa la facciamo con la musica. E stessa cosa la facciamo coi film. Potete cambiare in qualsiasi momento, rifacendo questa procedura, il programma predefinito che desiderate o preferite. VLC è un ottimo programma per vedere film o ascoltare musica, ve lo consiglio e lo trovate sul sito videolan.org. Vediamo ora come sbarazzarci parzialmente della nuova interfaccia Metro, che a molti non è piaciuta. Andiamo sul sito pianetacomputer.it per scaricare un programma gratuito per reintrodurre il classico pulsante Start. Sul nostro sito abbiamo fatto una sezione a destra che si chiama Link. Qui abbiamo messo appunto il link a molti siti che ci sono piaciuti o dove si trovano i programmi più richiesti. Tra questi c'è il sito Classic Shell, dove è possibile scaricare un programmino semplicissimo che reintrodurrà il pulsante Start che tutti conoscevano. Qui bisogna solo attendere che il programma venga scaricato in automatico, non cliccate da nessun'altra parte perché è pieno di pubblicità. Attendiamo che il download termini e lanciamo l'eseguibile che abbiamo appena scaricato. Partirà appunto l'interfaccia del programma che installerà il pulsantino che comparirà in basso a sinistra. Ecco fatto. Magicamente abbiamo il classico pulsante Start tanto richiesto. Attenzione che comunque l'interfaccia Metro non è disabilitata o persa. Venite a trovarci ancora.